Attenzione, attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Il 25 luglio al Vincin Piedloi erano in Picà, eravamo sui campi e Nivemia sentì la radio. E non avevamo sentito la radio. Vengono e sbinna dire che il fascismo e ci dicono che il fascismo è caduto. I Mussolini l'è in galera. È una festa per tutti. E davon. Ognuno sembrava che aveva vinto. Sembrava che l'essa vinto. E Aldo che ci ricorda la frase di Badoglio. La guerra la va avanti. La guerra continua a fianco dei tedeschi. A fianco dei tedeschi. Ma è sempre Aldo. Ma è sempre Aldo. Si dice di far esplodere la contentezza. Si dice di far scoppiare la contentezza. Intanto si vedrà. E poi dopo a guardarom. E propone. Papà, fammi una bella pasta asciutta per tutto il paese. Facciamo una pasta asciutta a tutto il paese. Va bene, bene dico. Almeno la mangia. Almeno la smagna. Allora tu la malformai. Prendiamo il formaggio della latteria, il butter, il burro. La farina arriva in casa. La farina l'avevamo in casa. Dietro al contadino alla portella. Altri contadini l'hanno pure data. Di quinte pasta sotto insieme a tutte le famiglie, insieme alle altre famiglie. Le donne si mobilitano nelle case, stanno a fare in talca intorno ai calderi. Il bollore suona come una sinfonia, suona come una sinfonia, suona come una sinfonia. Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo, ma la più bella parlata è stata quella della pasta asciutta in bollore. Uno dice, fammi ben in fila. Mettiamoli in fila. Manando il disco, perché? Se uno passa due volte. Se uno passa due volte, è segno che ha fame per due. Ma vuol dire che ha fame per due. E allora pasta asciutta. E allora pasta asciutta. Fino a sbragare. Finché va. Finché ne. Intanto i fascisti erano spariti. Mi sparì come scarafaggi, ma dal Panarás in TV. Altri fascistelli buttano le camicie nere. Uno invece se la vuole. E uno invece è il Votnir, la sua camicia. E di camicie ne ha poche. Che camicie? Ne ha poche. Qualcuno vuole dare una lezione ai fascisti. Aldo li blocca, dice che volete infierire. Dobbiamo convincere dell'idea sbagliata e domani saranno tutti come noi. Guardavo i miei ragazzi. Guardavo i miei ragazzi che saltavano, che saltene e baciavano le putere. E già dicevo, beati loro. Beati loro, un giovane che vivrà in democrazia. Vedranno lo stato del popolo.